Buona domenica, 1º ottobre. Ancora una volta attingo alla sapienzialità antica, al brano del Vangelo di oggi. Un brano del Vangelo che ci invita a riflettere, meditare, discernere nei confronti della disponibilità o meno a metterci in discussione. Che ve ne pare? Chiede Gesù ai suoi discepoli, raccontando una parabola nella quale un padre chiede ai due figli di andare a lavorare nella vigna. Uno dice sì immediatamente e non lo fa, l'altro dice no e poi lo fa. Chi ha agito nel giusto? Ovviamente la risposta è molto semplice. Chi alla fine concretamente ha risposto all'invito del Padre, operando concretamente, non chi afferma di essere obbediente. Anche il disobbediente ha una opportunità di fronte a una domanda di fare qualcosa per un altro. Il rifiuto immediato non significa che non vi è alcuna possibilità di ravvedersi, ma la risposta immediata, che può anche far rappresentare la persona che risponde sì, come brava, disponibile, quella risposta del sì deve fare i conti con l'effettiva operatività conseguente a quel sì, quando la domanda diventa particolarmente imbarazzante, perché andare nella vigna significa, nella parabola, fare qualcosa che gli altri ti hanno chiesto, non che tu hai formulato a partire dalla tua volontà. Tutto questo ci porta a riflettere intorno al nostro modo di porci per quanto riguarda i comportamenti di ogni giorno, la morale di ogni giorno. Poi formuliamo una rappresentazione dell'esistenza all'insegna di una visione che contiene in sé una presunzione di verità, di correttezza. Quando in una famiglia accade che uno dei membri dice no a uno stile di vita che quella famiglia ha rappresentato nel corso dell'esistenza, e quella rappresentazione di quel comportamento è diventato una questione morale. È giusto fare questo e non si deve fare quello. Dobbiamo fare molta attenzione perché il trasgressore di fatto, consapevolmente o inconsapevolmente, si è ribellato al modo di vivere dei propri genitori. Genitori integerrimi hanno detto sì all'invito di operare in conformità della cultura esistente, in conformità rispetto della legge, in conformità agli obiettivi che la normalità si dà. Cercare un lavoro, trovarlo, essere allo stesso tempo parsimoniosi ma anche un po' consumisti, tentare di arricchirsi. Questa è la morale. La morale della cultura dominante, legittima, integerrima per certi aspetti, rispettosa della legge nella sua formalità. Poi accade che uno dei figli dica no, no, io mi ribello. Mi ribello e faccio esattamente il contrario. Dissipo il denaro, bevo,
uso droghe, fumo, scommetto, uso i bitcoin. Di fatto ho detto no a una morale e a un ordine comportamentale. E come tale appaio inevitabilmente non solo trasgressivo, ma anche deviante. Sono colui che ha detto no. Poi accadono i problemi. Nella trasgressione della legge si viene puniti. Nella perseveranza nei comportamenti dissipativi si entra in un automatismo che sembra non aver fine, che anche di fronte a un desiderio remoto di pentirsi, uno non ce la fa e a quel punto viene definito dipendente da quel comportamento. E viene collocato a metà strada tra il vizio e la malattia mentale. Questo è quello che accade. A questo punto, ovviamente, quello che ha detto no è quello da rimediare, quello che deve mettersi in discussione. E viene invitato concretamente a dire sì. Poi ci si trova di fronte a una proposta di cura, nella quale a tutti viene chiesto di andare nella vigna. Valore simbolico, la vigna. La vigna è il valore simbolico della vita nella quale dobbiamo operare per il bene, per la giustizia, per la libertà, per la misericordia e per la pace. Allora le persone arrivano, incontrano un club, questa strana comunità, e viene loro proposto non di consegnare quello che ha detto no per rimediarlo, magari facendo anche un passaggio di disintossicazione in ospedale o cercando mani esperte, professionali, i quali somministrino anche qualche farmaco per aiutare quella persona a ritornare nel sì, nel conformarsi alla cultura dominante. Poi, se la situazione è particolarmente gravosa, si cerca anche di isolarlo per un pochino da quella famiglia, così martoriata dal comportamento del deviante. E allora va nelle strutture residenziali riabilitative, le comunità terapeutiche. Ho fatto la comunità. Frase magica che sembra essere all'insegna del sì detto da colui o colei, i quali hanno detto no, si sono falsamente ribellati perché poi alla fine essere dissipativi, usare sostanze psicoattive legali o illegali, alcol, fumare, un atto sostanzialmente di conformismo. Ma c'è quel no, quel no che poi troviamo anche in chi sta intorno a lui, i propri cari, gli amici, i quali erano molto preoccupati e anche giudicanti nei confronti di quel trasgressore. E quando viene a loro chiesto, ma dovete venire tutti per poter sperare di cambiare rotta, insieme, ma non per accompagnare quello che ha detto no, ma voi che sembrate aver detto sì a una proposta di stile di vita sano, di integerrima condotta morale, senza trasgressioni. Ecco che allora quel sì, venite insieme, ciascuno per mettersi in discussione radicalmente, per emendarsi rispetto a comportamenti che forse non sono poi così degni di encomio. Ripeto, avete agito correttamente, siete onesti. Sì, ma dentro al formalismo della legge. Poi scopriamo che vi è una disonestà di fondo che caratterizza ciascuno di noi, l'insensibilità per esempio alle grandi tematiche sociali.
al mettere in connessione il nostro comportamento con la miseria di gran parte dell'umanità, all'essere inclini ad appoggiare politiche di respingimento del diverso, a essere indisponibili nei confronti delle persone che hanno una diversa inclinazione sessuale. Pensate un po' cosa accadrebbe se si potesse approfondire la tematica della sessualità di fronte a una contraddizione sintomatica, una problematica della sessualità che alberga nella coscienza, nel comportamento di ciascuno di noi, metterlo in discussione in una dimensione comunitaria. Giustamente Disney Udoni affermava che un club funziona bene quando, come indicatore, scopre che si parla liberamente e senza vergogna, con senso profondo di riservatezza del sesso, si affronta questa problematica, che è fondamentale, e insieme a quella economica costituisce poi un insieme di ragioni che possono trovare un orizzonte di senso relativamente al disagio spirituale. E quando io dico disagio spirituale, mi riferisco ovviamente in termini inclusivi anche al disagio mentale, alla sintomatologia che sta nel comportamento, nei tratti umorali, nell'aspetto ideativo che la persona esprime nel corso della propria esistenza di fronte alla domanda della vita che gli chiede di andare nella vigna per essere un lavoratore impegnato a prendersi cura della vita che incontri, uscendo da ogni forma di ipocrisia e di autoreferenzialità. Ecco che allora il brano del Vangelo di oggi ci porta alla necessità di rivedere radicalmente la domanda che ci viene rivolta quando incontriamo nel corso della nostra esistenza una problematicità sintomatica rispetto alla quale troviamo una richiesta precisa da parte di una visione ecosistemica, la quale non si limita a prendersi cura della persona sintomatica, ma chiede a tutti di mettersi in discussione in un operoso cammino verso la trasformazione evolutiva, la conversione, il cambiamento di rotta, e coloro i quali hanno proposto nella comunità locale questo modo di prendersi cura della vita, a loro volta si mettono sempre e costantemente ogni giorno in discussione perché non sono i portatori della verità assoluta, i forgiatori della verità, quelli che costruiscono la verità assoluta e la morale, sono semplicemente i servitori della verità, della giustizia, della bellezza, della gioia, i servitori, perché bellezza, verità e giustizia non siamo noi a generarle, siamo chiamati a coltivarle e servirle, mettendoci radicalmente in discussione, anche se magari abbiamo qualche titubanza, non vogliamo mettere in discussione noi stessi, è il no questo, eh? Il no non è che ci ponga sul piano della verità, ma spogliamo noi stessi mettendo in evidenza un aspetto fondamentale, che la richiesta di messa in discussione riguarda tutti. Ma leggiamo il brano del Vangelo di oggi. È il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Vedete, non ho voglia, non sono disponibile. Ma poi
accade qualcosa in quel figlio. Ha una forma di discernimento ed è quello esattamente che dovrebbe accadere nell'accogliere una proposta di fare un percorso esistenziale in un club. Non me la sento. Poi l'invito è, ma pensaci, applica una forma di discernimento. Ma poi si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, sì, signore. Ah, sì, sono disponibile, per carità, vengo. Poi non ci vengono. Questo è il punto. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete dato credito. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. C'è una paradossalità in questo ragionamento, ovviamente. Non è la celebrazione e la santificazione dei pubblicani e delle prostitute. Vi è una critica radicale di chi pensa di essere conforme alla morale e alla legge, che pensa di essere santo subito e magari vittima del deviante. E il punto centrale è che entrambi, pubblicani peccatori o moralisti di ogni tempo, sono chiamati a mettersi in discussione. È chiaro che per chi prende atto della propria devianza è più facile, dopo aver detto no, dire sì. Devi cambiare, sì, sono d'accordo, ne ho fatte di tutti i colori, pertanto devo cambiare. È molto difficile che si metta in discussione colui il quale non ha fatto niente di palesemente trasgressivo. Il discorso, per esempio, sul consumo di bevande alcoliche, è molto facile che anche un alcolista assecondi la richiesta, devi smettere di bere, se no qua finisce male. Prima vi dice no, lei ha detto no anche. Tanti altri inviti, poi ci pensa un attimo, si intimorisce un pochino per la situazione che si viene a creare. Allora ci pensa, si mette vagamente in discussione, non lo fa mai completamente, però in qualche modo dice: sì, faccio questa fatica di astenermi, per carità, ma i familiari che sono stati i protagonisti del bere moderato e ai quali viene richiesto però via il vino da casa, hanno qualche titubanza, ma le dicono sì, però soltanto per ottenere il risultato sull'altro, ma quando gli precisi no, non va proprio così, eh. Devi assolutamente mettere in discussione il tuo comportamento del bere moderato, che significa entrare in contraddizione rispetto alla cultura di promozione di uno stile di vita all'insegna del consumo delle bevande alcoliche. Vedete, gli esempi potrebbero essere infiniti. E vediamo il commento che fa Enzo Bianchi. Allora, contestualizza la parabola contenuta nel Vangelo di oggi in un passaggio del cammino di Gesù, passaggio nel quale mette in discussione il conformismo religioso, quello degli scribi, dei farisei e degli anziani del Tempio, e mette in evidenza come costoro sono semplicemente dei formali operatori della legge, non vanno alla sostanza, mentre quanti sono fuori dalla legge, quanti si trovano nella dimensione del peccato, in qualche modo sembrano essere quasi più sensibili alla richiesta che viene loro formulata. Convertitevi. E ovviamente i moralisti di ogni tempo non hanno nessuna intenzione
di convertirsi. Pensate ai cultori della civiltà cristiana, ai sovranisti. A queste destre supponenti che si dichiarano cristiane. Lo dicono loro, Usano la simbologia religiosa, ma non si rendono conto, o forse si rendono conto e non hanno nessuna intenzione di farlo. Mettersi in discussione rispetto alla loro tensione suprematista, sovranista e respingente del prossimo che bussa alle porte delle frontiere, ma soprattutto delle coscienze. Si sentono particolarmente protagonisti del cristianesimo moralista. Sono esattamente gli eredi dei farisei, dei dottori della legge, degli anziani del tempio, e considerano tutti gli altri semplicemente dei peccatori e delle prostitute, dei pubblicani che inquinano il sacro ambiente cristiano della civiltà cristiana, la quale oggi più che mai manifesta in pieno la propria ipocrisia. Ma attenzione, non è una questione meramente religiosa, è una questione esistenziale, culturale. Accettiamo dunque. Ascoltiamo pertanto la prima parabola in obbedienza all'ordo liturgico che la prevede per questa domenica, ci sottolinea Enzo Bianchi. Descrive a questo punto l'azione che vi ho appena letto e qui evidenzia qualcosa. È evidente che ciò che accade in questa parabola succedeva ai tempi di Gesù tra i credenti giudei, ma succede ancora oggi nelle comunità dei discepoli, nella Chiesa. Sempre ci sono stati, ci sono e ci saranno quanti dicono: Signore, Signore, la civiltà cristiana. Lo invocano e hanno spesso il suo nome sulla loro bocca. Ma poi non fanno la volontà del Padre suo che è nei cieli, che è misericordia, amore e giustizia, accoglienza. Le parole di Gesù vogliono smascherare questi credenti che confidano nel loro frequentare assemblee dove risuona la parola del Signore, che partecipano a pasti con il Signore, mangiando e bevendo alla sua tavola, ma in verità senza essere concretamente discepoli alla sequela di Gesù nel tentativo di conformare la loro vita alla sua. Militanti, certo, senza essere discepoli, e vi è una militanza anche nella conformità alla presunzione di normalità, ma non discepoli della verità e della giustizia. E questo non riguarda solo la politica, riguarda il nostro essere sostanzialmente politici a partire da noi stessi. Grazie a questa parabola siamo invitati a discernere nel nostro oggi quelli che di fatto, senza saperlo, sono rappresentati dal primo o dal secondo figlio, da che parte ci poniamo, chi siamo noi, quelli che dicono sì e poi non fanno, o quelli che dopo aver detto no trovano la forza e il coraggio di mettersi in discussione, uomini religiosi che vantano appartenenza confessionale, vi è anche una religiosità laica che è incline al conformismo moralista. E parlano, dicono sì alla volontà di Dio, all'ordine costituito, aggiungo io, ma quotidianamente non la realizzano perché non vogliono realizzarla, perché per loro è più importante apparire che essere e fare, apparire. La società della apparenza, dello spettacolo, della messa in evidenza di noi stessi come
integerrimi cultori della normalità. Apparire, non essere e fare. D'altra parte, quelli che sembrano dire costantemente no a Dio o all'ordine costituito, perché non si mostrano religiosi o conformi appunto all'ordine costituito? Perché non proclamano la loro appartenenza religiosa, poi invece la vivono nell'anonimato, nella quotidianità e realizzano la volontà del Signore senza nominarlo e a volte senza conoscerlo. È il sì, dopo il discernimento e la messa in discussione con se stessi e in se stessi, che porta alla operosa disponibilità alla conversione e al cambiamento di rotta. Perfetti anonimi per noi, ma che semplicemente praticano la giustizia, amano la misericordia e camminano umilmente con Dio. Sì, c'è anche questa sfaccettatura. I pii agnostici, in qualche maniera, come li definisce Papa Francesco, i quali di fatto operano concretamente per il bene comune. E anche se si dichiarano atei, non ha nessuna importanza. Sì, hanno detto no, ma hanno detto sì a una condizione che dovrebbe caratterizzare l'esperienza stessa del club, che è dimensione della messa in discussione di se stessi e non conformisti. Ecco allora, puntuale, alla fine della parabola, la domanda di Gesù: chi dei due figli ha compiuto la volontà del padre? Chi segue? La scontata risposta dei sacerdoti e degli anziani: il primo. Ecco. La scontata risposta dei sacerdoti e degli anziani, quel sì inoperoso, indisponibile. E allora Gesù li invita a trarre le conseguenze, commentando: in verità io vi dico, i peccatori manifesti e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Parole di Gesù dure come pietre, perché costituiscono il giudizio pronunciato su questi ascoltatori. Ma perché? Si domanda Enzo Bianchi. Non è forse questo paradossale? Eppure avviene così, perché quelli che pubblicamente appaiono peccatori e sono da tutti ritenuti tali, le forme della devianza sono piuttosto evidenti, sono preda della vergogna e sentono in loro il desiderio, più o meno ascoltato, e aggiungo, più o meno espresso, di cambiare vita. Diventa quasi una necessità per loro il cambiare vita. Per coloro i quali invece si sentono conformi alla morale e alla normalità, non ci sono ragioni sufficienti per essere disponibili a cambiare vita. I devianti desiderano uscire fuori dalla loro vita di peccato, che gli altri disprezzano e condannano. Sono in una posizione scomoda ed è la comodità della propria posizione che ti impedisce a metterti radicalmente in discussione. Vado alla conclusione del commento di Enzo Bianchi, e così Gesù annota che quando è venuto Giovanni il Battista a chiedere la conversione, i peccatori, i pubblicani hanno risposto fattivamente all'invito e si sono convertiti, mentre i sacerdoti e le autorità religiose, pur avendo visto nulla, hanno mutato del loro comportamento per aderire al suo messaggio. Con questa parabola Gesù interroga dunque ciascuno di noi se vogliamo ascoltare
E ciascuno di noi, più è riconosciuto per la sua professione di fede, più deve interrogarsi, più siamo nella dimensione della conformità alla normalità o all'ordine religioso, più siamo chiamati a metterci in discussione. Torno sull'esempio dei club. Più mi sento in qualche maniera vittima del colui che manifesta la trasgressione, più in qualche modo posso rappresentare me stesso come integerrimo, tanto più devo mettermi in discussione ancora di più di colui il quale è evidente che trasgredisce. Per lui è facile essere oggetto di richiesta cambia, ma siamo noi che magari presumiamo di essere perfetti, che dobbiamo porre in primo piano la necessità di messa in discussione. Dice sì a Dio solo a parole, oppure realizza, senza clamore e senza ostentazione, umilmente la sua volontà. Siamo capaci di fare questo? Insomma, nell'ultimo giorno, il giorno del giudizio, come scrive Sant'Agostino, molti che si ritenevano dentro saranno fuori, saranno trovati fuori, molti che si ritenevano dentro si ritroveranno fuori, mentre molti che pensavano di essere fuori saranno trovati dentro il regno dei cieli. Ma questo significa reinterpretare la proposta che ci viene dalla esperienza dei club come un'opportunità straordinaria di metterci in discussione, soprattutto se ci sentiamo privi di ogni forma di trasgressione. Integerrimi, candidi, giusti, operosi, nell'adempiere all'ordine morale che si è costituito all'ombra della formalità della legge. Ecco perché i club funzionano solo se tutti, compresi i devianti ovviamente, sono disposti a mettersi concretamente in discussione, cambiando radicalmente il proprio stile di vita. Buona domenica a tutte e a tutti.